giace nella polvere della strada sotto la croce, accanto ai piedi di gente nemica che non gli risparmia umiliazioni e oltraggi. Chi è colui che cade? Chi è Gesù Cristo? Egli, pur possedendo la natura divina, non pensò di valersi della sua eguaglianza con Dio, ma preferì annientare se stesso, prendendo la natura di schiavo e diventando simile agli uomini. E dopo che ebbe rivestito la natura umana, umiliò se stesso ancora di più, facendosi obbediente fino alla morte, anzi, fino alla morte di croce. Non hai voluto né sacrificio né offerte,
ma tu mi hai formato un corpo. Il corpo dell'uomo esprime la sua anima. Il corpo di Cristo esprime l'amore verso il Padre. Allora ho detto, eccomi, io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Io faccio sempre quello che è di suo piacimento. Questo corpo spogliato compie la volontà del Figlio e quella del Padre con ogni piaga, con ogni brivido di dolore, con ogni muscolo strappato, con ogni rivolo di sangue che scorre, con tutta la stanchezza delle braccia, con le ammaccature del collo e delle spalle, con un terribile dolore alle tempie. Questo corpo compie la volontà del Padre quando è spogliato delle vesti, è trattato come oggetto di supplizio, quando racchiude in sé l'immenso dolore dell'umanità profanata. Il corpo dell'uomo viene profanato in vari modi. In questa stazione dobbiamo pensare alla Madre di Cristo, perché sotto il suo cuore, nei suoi occhi, tra le sue mani, il corpo del Figlio di Dio ha ricevuto un'adorazione piena. Cena, prendete, questo è il mio corpo. Ti benediciamo e ti ringraziamo, Signore, per il dono dell'Eucaristia, attraverso la quale continui ad abitare
la faccia della terra. Continui a riempire la storia del mondo. Continui a sostenere la vita di ciascuno di noi. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Miserere nostri, Domine. Santa Madre di voi fate. Gesù, Gesù mio bene. Undicesima stazione. Gesù è inchiodato sulla croce. Mi hanno traforato mani e piedi, posso contare tutte le mie ossa, posso contare che parole profetiche. Eppure si sa che questo corpo è un riscatto, un grande riscatto è tutto questo corpo, le mani, i piedi ed ogni osso. Tutto l'uomo è in massima tensione, scheletro, muscoli, sistema nervoso, ogni organo, ogni cellula, tutto è in massima tensione. Io, quando sarò stato innalzato da terra, trarrò a me tutti gli uomini. Ecco le parole che esprimono la piena realtà della crocifissione. Fa parte di essa anche questa terribile tensione che penetra le mani, i piedi e tutte le ossa. Terribile tensione del corpo tutto intero, che è inchiodato come un oggetto alle travi della croce, sta per essere annientato fino alla fine nelle convulsioni della morte. E nella stessa realtà della crocifissione entra tutto il mondo che Gesù vuole attirare a sé. Il mondo è sottoposto alla gravitazione del corpo, che tende per inerzia verso il basso. Proprio in questa gravitazione sta la passione del crocifisso. Voi siete di qua giù, io sono di lassù. Le sue parole della croce sono: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Thank you.
Signore Gesù, per inchiodarti sulla croce legano il primo polso, conficcano il primo chiodo, i nervi e i muscoli per il dolore si contraggono e per riuscire ad inchiodare il secondo polso ti tirano, ti stendono, ti slogano. Il tuo corpo così è disteso, quasi pezzo pezzo, per mostrare che il tuo abbraccio non ha confini, che il tuo abbraccio d'amore non esclude nessuno. È così largo, dilatato, da farsi quasi slogare. Donaci, Signore, un cuore largo, un cuore magnanimo, un cuore benevolo. Miserere nostri, Domine. Miserere nostri. Santa Madre di voi fate. Gesù, Gesù mio bene. Dodicesima stazione. Gesù muore sulla croce. Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Ecco il più alto, il più sublime operare del Figlio in unione col Padre. Sì, in unione, nella più profonda unione, proprio quando grida: e lì, la massa Bactani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Questo operare si esprime con la verticalità del corpo teso lungo la trave perpendicolare della croce, con l'orizzontalità delle braccia tese lungo il legno trasversale. L'uomo che guarda queste braccia può pensare che esse con lo sforzo abbracciano l'uomo e il mondo. Abbracciano. Ecco l'uomo. Ecco Dio stesso. In Lui noi viviamo, ci muoviamo e siamo. In Lui, in queste braccia tese lungo la trave trasversale della croce, il mistero della redenzione. Gesù inchiodato alla croce, immobilizzato in questa terribile posizione, invoca il Padre. Tutte le sue invocazioni testimoniano che Egli è uno con Lui. Io e il Padre siamo una sola cosa.
Chi ha visto me ha visto il Padre. Il Padre mio non ha mai lasciato di operare fino al presente, e io pure opero. Miserere nostri Domine, miserere nostri, Santa Madre di voi fate, Gesù, Gesù mio bene, tredicesima stazione,
Gesù è deposto dalla croce. Dal Vangelo secondo Marco. Sopraggiunta ormai la sera, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, comprato un lenzuolo, calò il corpo di Gesù giù dalla croce. Nel momento in cui il corpo di Gesù viene tolto dalla croce ed è posto tra le braccia della madre, torna innanzi ai nostri occhi il momento in cui Maria ha accettato il saluto dell'angelo Gabriele. Ecco, tu concepirai nel tuo seno e darai alla luce un figlio che chiamerai col nome di Gesù. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e il suo regno non avrà mai fine. Maria ha detto solo: che mi avvenga secondo la tua parola. Come se fin da allora avesse voluto esprimere quanto sta vivendo in questo momento. Nel mistero della redenzione si intrecciano la grazia, cioè il dono di Dio stesso, e il pagamento del cuore umano. In questo mistero siamo arricchiti di un dono dall'alto e nello stesso tempo siamo comprati dal riscatto del Figlio di Dio. E Maria, che fu più di ogni altro arricchita di doni, paga anche di più, col cuore. A questo mistero è unita la meravigliosa promessa formulata da Simeone durante la presentazione di Gesù nel Tempio: a te pure una spada trapasserà l'anima, affinché vengano svelati i pensieri di molti cuori. Anche questo si compie. Quanti cuori umani si aprono davanti al cuore di questa madre che ha tanto pagato? E Gesù è di nuovo tutto nelle sue braccia, come lo è stato nella stalla di Betlemme, durante la fuga in Egitto, a Nazareth. Pietà. Thank you.
Signore Gesù, in tutta la tua vita, sin dalla tua infanzia, le braccia della mamma tua sono state il tuo rifugio. E sulla croce hai voluto donarla a noi in un prodigioso testamento d'amore. Donna, ecco tuo figlio, ecco tua madre. In questa sera benedetta di contemplazione e preghiera, noi vogliamo chiederti, Signore, due doni. Il primo è che in tutta la nostra vita, su questa terra, noi possiamo amare la mamma tua con tutto il nostro cuore. Possiamo seguire il suo esempio e godere della sua protezione. Il secondo dono, vogliamo che tu ci faccia una promessa. Quando giungerà la nostra ora e ci presenteremo davanti a te, concedici, Signore, che in paradiso possiamo stare davanti al tuo trono, sì, ma accovacciati ai piedi di Maria. Concedici di passare l'eternità dinanzi alla gloria del tuo trono, ma col capo reclinato sulle sue ginocchia. Miserere nostri Domine, Santa Madre di voi fate, Gesù, Gesù mio bene. 14ª stazione. Gesù è deposto nel sepolcro. Scavato nella roccia. Poi fece rotolare un masso contro l'entrata del sepolcro. Intanto Maria di Magdala e Maria, madre di Joses, stavano ad osservare dove veniva deposto. Dal momento in cui l'uomo, a causa del peccato, è stato allontanato dall'albero della vita, la terra è diventata un cimitero. Quanti uomini, tanti sepolcri, un grande pianeta di tombe. Nei pressi del Calvario vi era una tomba che apparteneva a Giuseppe d'Arimatea. In questa tomba, col consenso di Giuseppe, è stato posto il corpo di Gesù. Dopo la sua deposizione dalla croce, ve lo deposero in fretta, in modo che la cerimonia terminasse prima della festa di Pasqua, che aveva inizio al tramonto. Fra tutte le tombe sparse sui continenti del nostro pianeta, ce n'è una nella quale il Figlio di Dio, l'uomo Gesù Cristo, ha vinto la morte con la morte. O mors, ero mors tua, l'albero della vita, dal quale l'uomo a causa del peccato è stato respinto, si è rivelato nuovamente agli uomini nel corpo di Cristo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Nonostante il nostro pianeta si ripopoli sempre di tombe, nonostante il cimitero nel quale l'uomo sorto dalla polvere ritorna in polvere cresca, tuttavia tutti gli uomini che guardano alla tomba di Gesù Cristo vivono nella speranza della risurrezione.
Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Miserere nostri, Domine. Santa Madre de voi fate, Gesù, Gesù mio bene,
Padre, che accanto al tuo figlio innalzato sulla croce hai voluto presente la sua madre addolorata, fa che la Santa Chiesa, associata con lei alla passione del Cristo, partecipi alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Per il dono dell'indulgenza plenaria. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, Padre nostro, che sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci ora il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri beni, come noi lo rimettiamo ai nostri territori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Del tuo Cristo, conserva in noi l'opera della tua misericordia, perché la partecipazione a questo grande mistero ci conservi per sempre al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andate in pace. Amen.